Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere in questo video un metodo per andare ad inserire all'interno dei progetti che facciamo oppure che importiamo oppure che scarichiamo da qualche parte, andare a mettere delle note che possono servire sia a noi per quando dobbiamo andare a lavorare quel progetto, sia se lo vogliamo condividere con qualcun altro per andare a dare delle, fra virgolette, avvertenze. Andiamo a vedere insieme. Allora, sul piano di lavoro di Lightborn ho un mio progetto che è quello del coniglietto pasquale di qualche video fa, che l'ho fatto con la funzionalità di stampa e taglia. Adesso vi metto, vabbè, qui di sopra, in alto, qui sopra, vi metto il link dove andare a vedere appunto questo video, se ve lo siete persi, eccetera. E adesso vi faccio vedere come vado a mettere alcune note che per secondo me sono abbastanza importanti e significative. Allora, vado nella prima voce del menu File e poi vado qua in Mostra note. Vedete, mi si apre una casellina dove io posso andare a digitare un testo. Questo testo è appunto, sono le note, quindi gli appunti che mi faccio per questo progetto. Innanzitutto cosa ci metto? Ci metto il materiale. Di cosa è fatto questo, con cosa ho fatto questo progetto, quindi materiale, due punti, e ci mettiamo un cartoncino da 250 grammi. Poi vado sotto e posso andare a mettere la tecnica con cui l'ho fatto, in questo caso è stampa e taglia, quindi tecnica, due punti, stampa e taglia. Praticamente se ho stampato avrò anche un'immagine, quindi andrò a dire dove ho memorizzato quell'immagine. Immagine del progetto nella cartella immagini progetti. Poi ci metto anche un dove all'interno della cartella e ci metto coniglietto. Coniglietto Pasqua 2024. Ok, quindi sta a indicare che io l'immagine di quel coniglietto ce l'ho in quella cartella. Poi metto parametri per laser da 5,5 watt. Quindi indico anche che i progetti che sono salvati su questo progetto sono specifici per il mio laser 5,5 e quindi magari se volessi installare un altro laser, un altro modulo che ho, dovrei cambiare logicamente i parametri. Non direi che non ho altro da aggiungere. Metterò qui, valorizzerò in verde mostra in file aperti, poi vado a chiuderlo e vado a salvare il mio progetto con la funzione salva. A questo punto cosa succede? Che non solo mi salverà il mio progetto, ma mi andrà a salvare anche quelle note. Infatti, se io vado a fare, prendiamo per esempio nuovo, quindi chiudo questo, lo vado a riaprire, faccio prima con progetti recenti. E questo qua, ecco, vedete, mi appaiono subito le note, quindi prima di poter andare a mettere le mani sul progetto, vado a leggere le note, posso fare ok e quindi posso poi andare tranquillamente a lavorarlo. Perché ritengo importante implementare in ogni progetto diciamo, queste note? Perché supponiamo che io voglio condividere con altre persone questo mio progetto, quindi lo voglio per esempio mettere sul gruppo Facebook di noi che usiamo Lightburn. Quindi do delle indicazioni a chi lo scaricherà di come ho fatto quel progetto, gli faccio capire che c'è un'immagine che logicamente io ce l'ho, poi magari potrei metterla a condividere anche quella in un altro modo, oppure gli metto appunto il materiale, quindi il multistrato, se è multistrato, il cartoncino, lo spessore, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte informazioni aggiuntive che quando uno riceve sa già qualcosa. Facciamo un altro esempio veloce, veloce e poi finiamo il video. Ecco. Quest'altro progetto, che tra l'altro è uno dei miei primi progetti di un po' di anni fa, diciamo,
è un lampadario che assume la forma di un melograno. È uno dei primi lavori che ho fatto con, diciamo, con Lightburn, e vi parlo già di un po' di anni fa. Allora, in questo caso qua io avevo tagliato il tutto su un multistrato da 4 mm, quindi andrò a mettere nelle note, perché magari se io volessi andare a condividere questo progetto con qualcuno, gli dico: attenzione, allora, materiale, due punti, multistrato 4 mm. Poi in questo progetto qua, diciamo, vari pezzi da lavorare in modo multiplo, perché ci sono gli 8 pezzi del, diciamo, dello spicchio del questo qua, poi ci sono questi 8 che sono i petali del melograno, quindi del frutto del melograno, e questi sono i raccordi fra i due, diciamo, due cerchi, che sono quelli che poi vanno a sostenere la struttura, perché una c'è la struttura, in quest'altro vedete che c'è, ci sono questi che vanno a raccordarsi, e poi c'è il, questo è per la lampadina e così via. Quindi diciamo che è un progetto abbastanza vario e devo andare a mettere qualche nota in più. Quindi modo multiplo, 8 pezzi per supporti e chiamiamoli spicchi. Parametri in questo caso, era uno dei miei primissimi lavori, per cui avevo un laser veramente che ce l'ho ancora, funziona ancora, funzionante. Quindi parametri per, non mi scandalizzate adesso, per laser diodo da 2,5 watt. Sì, ce l'ho ancora, e su certe cose, specialmente sulle incisioni, va benissimo. Ok, adesso sono i 20, 40, eccetera, io sono rimasto ancora un po' con i vecchi diodi di poca potenza, perché mi piace molto come lavorano e penso che siano un buon, per me, per quello che faccio io, vanno abbastanza bene. A questo punto anche qua mostro in file aperti, quando mi si aprirà dovrò andare a leggere queste cose qua e poi fare un cancello se non mi interessa più. Quindi ora chiudo, do l'ok, poi vado a salvare il mio progetto, e mi salverà in fondo a tutte i parametri del progetto stesso, mi ci va a mettere queste note. Infatti, se vogliamo andare a vedere, ma ve lo salto, se volessi andare a leggere proprio il file vero e proprio, vedremo in fondo che ci sono quelle cose che ho scritto. Direi che con questo video lo faccio abbastanza breve, perché è molto semplice, però è importante farlo, specialmente quando avete intenzione di passare un progetto a qualcun altro, perché almeno gli date delle indicazioni, che altrimenti bisogna andare a misurare quant'è lo spessore per andare a vedere se eccetera eccetera il materiale è giusto, altrimenti devo ridimensionare gli incastri e così via. Io vi auguro un buon proseguimento della vostra giornata dopo aver visto questo video. Spero di ritrovarvi in un altro video, vi chiedo un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, ma iscrivetevi davvero stavolta, perché non fate gli ignori che fate finta di iscrivervi, non vi iscrivete, perché vedo che non crescono gli iscritti, però non quanto il gruppo Facebook, per cui tutti gli iscritti al gruppo Facebook sono obbligati a iscriversi anche a YouTube. Vabbè, ci rivediamo al prossimo video e arrivederci a tutti.